Assolutamente sì. Niente, papi, te vuoi tenermi vicino a te? Più di là non posso andare. Amore, sto vicino a te. Andiamo al balletto questa sera, Giulia, andiamo in partenza. E l'ultima, ma non ultima per bellezza, ma ultima per ordine. In questa ultima uscita, dopodiché voi Giulia dovete portare, lei è Martina Bartoli. Come on.
anche voi siete stati meravigliosi, un applauso. Che poi mi seguite nella tirone e avete fatto una... Io sono ballerina, cioè nasco come ballerina, quindi voi avete fatto un... Ed è difficilissimo ballare, è difficile ballare qui, quindi saluto loro. Quello deve essere la scuola della... Sveno, mi devo spostare qua. Sveno Latino, io ringrazio i nostri ragazzi del Sveno Latino, ringrazio Mona Lisa 2016, ragazzi vi ringraziano, noi siamo pronti, io mi rimetto le scarpe perché sono delle cose che faccio spesso queste, per le premiazioni finali, se la giuria gentilmente può farmi avere i risultati. Muchas gracias. Vieni qua. E io un applauso ancora a Miss Mona Lisa, perché sono veramente molto carina. E come andiamo? Come andiamo? Emozionata, abbastanza nervosa. Nervosa, emozionate? Tesa. Tesa. Va benissimo. Va benissimo. Divertita. Divertita. Affamata. Affamata, non lo si mangia. Bene, bene, non vedo l'ora di bere. Devo io ripetere il bel champagne. No. No, un bel cocktail. Rilassata. Rilassata. E tu? Divertita. Divertita. E quindi andiamo per questa serata, per questo 25 agosto 2016, questa finale regionale delle Marche, concorso Miss Mona Lisa 2016, queste splendide ragazze a cui io farei, Pesaro, un applauso, visto che tutti ci guardano, voi siete meravigliosi. E ora andremo a nominare le finaliste che si sono giudicate il titolo per accedere alla nazionale finale, che si terrà il 20 settembre alla Baia Imperiale. E io partirei, come voi sapete, questa serata è stata caratterizzata da due categorie, quindi una prima categoria che è stata costituita dalle partecipanti dai 18 ai 28 anni, che tra le quali insomma 5 accederanno al nazionale, e una seconda categoria dai 28 ai 48 che si fermerà qui al regionale, ma che comunque sarà premiata come vincitrice. Quindi noi partiremo dall'ultima classificata per salire poi la classifica e vedere quali saranno le ragazze fasciate. Io pregherei poi la giuria, e ringrazio anche voi di Tele 2000, e anzi farei anche un saluto a tutti gli spettatori di Tele 2000 che siete qua gentilmente con noi questa sera e con queste splendide ragazze qui, con Mimi, Miss Mona Lisa. Quindi pregherei la giuria di mandare un rappresentante di voi, grazie mille. E quindi io chiederei anche alla regia di mettermi un sottofondo per cominciare a nominare la prima Pesaro per questa serata, per questa finale. E allora, siamo pronti. La settima classificata, ed è la prima classificata per Miss Mona Lisa. La seconda categoria, quindi Miss, seconda categoria dai 28 ai 48 anni, lei è l'unica classificata, prima classificata, ed è lei. Quando tu ti chiamerò, tu andrai vicino alla giuria, poi tornerai qua, anzi prima verrai qua, poi dalla giuria e poi verrai qua. Ed lei è... Regia, mi alzi la musica? Rete Romagna, Rete 2000, lei è Anna Leo! E Pesaro c'è! Non la sento Pesaro, arrivo! Sei mamma, Sì, ho 38 anni e una di 15, 46 anni. E ti togli gli occhiali, ci vuoi vedere come sei, Meravigliosa. E facciamo anche una ripresa, cioè, veramente, sono mise spettacolari. Cioè, madre,
lavoratrici, donne che ci rappresentano in tutto e per tutto, quindi Analeo, complimenti, meravigliosa. Grazie. E l'applauso da Analeo, prima e unica classificata per questa categoria. Grazie, grazie a tutti. È una sfida con me stessa e Roberta, allora, Analeo ha appena vinto per la seconda categoria, quindi premio cover da 28 e 48 anni, che non accedono alla finale nazionale. È una categoria a parte che si ferma qui, è regionale, e che è stata una categoria a parte delle donne over. A cui comunque dai il nostro applauso, io credo, di tutti, anche perché anche io sono vecchietta in realtà, quindi io mi applaudo, perché tra qua io non avrò mai il fisico suo, è vero? Quindi, bravissima, bellissima mamma di due figli, grandissime, veramente una donna stupenda. Che giudica questa finale di Miss Mona Lisa 2016 regionale Marche 2016, quindi chi accederà al nazionale, la finale nazionale, tutte queste meravigliose miss che abbiamo qui. Io non lo so Cesare, perché onestamente per me sono tutte meravigliose, quindi non avrei saputo scegliere. Un compito molto arduo il vostro, ahimè io devo cominciare a chiamarle, quindi a chiamarle le premiate, la sesta classificata, quindi Miss Stampa Spettacolo TV. Voi siete pronti? Miss Stampa Spettacolo TV. Regia, può alzare la musica, lei è Daniela Palma. Che Miss Eleganza, Noè Gioielli. E allora io una foto a penzerlo chiederei e vorrei ringraziare
personalmente, ma personalmente perché faccio parte di questa città, tutta la mia città, grazie per essere stati qui con me e grazie per essere stati qui con noi. E quindi un applauso ce lo dedicherei proprio alla nostra città, prima di tutto, e poi a Miss Mona Lisa che ci ha permesso tutto questo. E quindi adesso i nostri applausi andranno alle prime due classificate. E quindi la seconda, Miss Eleganza, Nove Gioielli, che è Beatrice Franca! Termine di questo concorso regionale Miss Marche 2016 per Miss Marisa. Quindi io sto per nominare, poi è solo la giuria il compito di coronare, premiare la vincitrice, quindi Cristian lascerò a tutta la giuria il compito di premiare e incoronare, come ho appena detto, la vincitrice che ha superato tutte queste selezioni. E allora chi si aggiudica il premio di Miss Mona Lisa Bellezza 2016 per la regione Marche? E allora io chiederei a Pedro una bella ola e chiederei anche alla regia, Papi, mi senti? Quindi chiederei anche a te una bella ola di musica, perché stiamo per nominare la prima, la vincitrice di questo premio, quindi se tu puoi alzare la musica. Grazie. Grazie, e anche la mia voce. E il nostro pubblico vuole fare una bella ola? Grazie. Oh, la vince Miss Mona Lisa 2016 per la regione Marche. Lei è Lilla Maggi. Per la regione Marche, Linda Maggi, come ti senti? Emozionata, non me l'aspettavo, sono contenta, è sempre una bella soddisfazione. Di dove sei? Io sono di Pesaro. Cosa fai nella vita? Io studio, sono già laureata, sono un ingegnere e mi manca un anno per finire la specialistica e poi chi lo sa. E invece in questo mondo ti piacerebbe continuare, anche fare qualcosa nello spettacolo o ti vedi solo come ingegnere? No, come ingegnere no, io sono dell'idea che bisogna sempre mettersi in gioco, anche perché noi ingegneri siamo sempre solo così, quindi ogni tanto lasciarsi andare va bene. E questa serata ti è piaciuta, hai fatto amicizia? Bellissima, sempre nuove amicizie, è stata una bellissima esperienza, davvero contenta. Seconda classificata, Miss Eleganza Beatrice Franca, come ti senti? Beh, sono molto emozionata e non pensavo affatto di arrivare seconda qui, perché comunque questa cosa io la prendo più come un divertimento, un passatempo, perché non ne voglio fare un lavoro e quindi niente, sono contenta tantissimo di essere arrivata seconda e un'altra possibilità da sfruttare. Quindi dicevi giustamente non sono questo nella vita, allora cosa fai? Raccontaci un po' di te. Beh, io sono adesso una studentessa, però visto che mi piacciono tantissimo le lingue, spererei in un futuro di trovare un lavoro che mi permetta di viaggiare e quindi di girare il mondo e sfruttare la mia conoscenza nelle lingue. E da dove vieni? Vengo da Pesaro. Quindi due pesaresi, prima e
seconda. Sì, esatto. Sara Pentucci, terza classificata, tu di dove sei? Sono di Pesaro, Villa Fastiggi precisamente. Quindi tre pesaresi, i primi tre posti, tu nella vita cosa fai? Io ancora studio, 16 anni. Questa serata come ti è sembrata? Hai fatto anche conoscenza? Come è andata? Molto, ho fatto un sacco di conoscenze, sono stata molto bene. Quindi anche in futuro ti vedi in questo mondo, a questa serata, a partecipare? Sì, sì, ci vedo. Allora magari arriverà anche qualche vittoria. Spero. Prima classificata nella categoria 28-48 anni, Anna Leo, che ha colpito un po' tutti per il suo spirito, per la sua luminosità. Raccontaci un po' di te. Io sono, ho 46 anni, sono di Marzocca di Senigallia, mamma di due figli, lavoro, mi diverto, faccio sport, non sono mai ferma e viva la vita. Come si fa a trovare il tempo e lo spirito anche per questo? Io trovo il tempo per fare tutto nella vita. Bisogna lavorare, trovare del tempo per se stessi, divertirsi, per i figli, per la famiglia. E questo ti mantiene giovane. Un'altra delle ragazze con la fascia, Martina Tontini. Come è andata questa serata? Benissimo, non poteva andare di meglio, non me l'aspettavo, sono felicissima e si va avanti. Quindi altre partecipazioni in vista in questo mondo? Ne ho un'altra sabato, parteciperò a un concorso che prende il nome di Le Belle d'Estate. E questa cosa in te com'è nata? Ma tutto per gioco, da due semplici foto a sfilare. Per Daniela Parma, la fascia stampa, spettacolo e TV, raccontaci un po' come hai vissuto le emozioni di questa serata. Allora, è stata bellissima, emozionatissima, però mi sono classificata sesta, quindi dai, accedo alla finale, è andata bene e poi vedremo. Magari le prossime volte può anche andare meglio. Sì, mai dire mai, no? Lo spirito è sempre comunque quello di un gioco. Esatto, esatto, perché c'è un gioco sempre e comunque, è un gioco, giochiamo. E raccontaci un po' di te, da dove vieni, cosa fai nella vita. Allora, io ho 27 anni, sono impiegata all'Associazione Albergatori di Cattolica e il mio hobby sono danza del ventre, che pratico già da 4 anni e mezzo, e faccio la zia a tempo pieno quando non lavoro. In bocca al lupo. Crepi, ciao, grazie. Continuiamo la carrellata delle ragazze che hanno ricevuto la fascia questa sera. Francesca Rinaldo, da dove sei? Vengo da Pesaro e ho 26 anni. E, cosa fai nella vita? Sono una barista e mi sono laureata in dicembre in pubblicità e marketing e spero di trovare presto il mio lavoro. Elisa Mariotti, tu da dove vieni? Vengo da Rio Salso, sotto il comune di Tabuglia. Come hai vissuto questa serata? Ti sei emozionata, divertita o cosa? Molto agitata, ma per fortuna è finita ed è finita bene. E quindi sei rimasta soddisfatta di com'è andata? Molto contenta di aver vinto questa fascia. E nella vita cosa ti piacerebbe fare? Mi piacerebbe diventare un architetto o un interior designer. Allora, in bocca al lupo. Grazie, crepi. Miss Mona Lisa è stata ideata da Mona Lisa Management di Cesare Morgantini. Come è nato questo concorso? Questo concorso nasce da tanti anni di esperienza, organizzando in giro per l'Italia tanti concorsi nazionali, dopodiché analizzando tutto ciò ho arrivato alla decisione di fondare un concorso mio, unicamente mio, e quindi è incominciata questa bella avventura che sta andando bene e diverte. Spieghiamo la formula, questa è stata la finale regionale di un concorso nazionale. Esattamente sì, finale regionale, quindi le ragazze che hanno passato il turno questa sera, essendo una fase regionale, accederanno di diritto alla finale nazionale che si tiene come ogni anno alla Baia Imperiale di Gabice Mare, e qui approderanno 40 ragazze provenienti da tutte le regioni d'Italia. La giuria che aspetti tende a valutare e a osservare nelle ragazze?
Ma allora la giuria sicuramente va ad analizzare e valutare la bellezza, essendo un concorso di bellezza in primis, però è un concorso attitudinale, noi anche alle ragazze gli permettiamo di fare delle prove di ballo, di canto e recitazione, quindi di cercare di esprimersi e tirar fuori il meglio di sé. Allora, lunga vita Miss Mona Lisa. Grazie, crepi il lupo come si dice in questi casi. Le serate marchigiane di Miss Mona Lisa sono organizzate da Christian Santini. Come è stato il percorso di questa manifestazione nella nostra regione? Beh, sono state tappe molto divertenti, sempre con tanto pubblico, abbiamo organizzato sempre queste cene spettacolo che accompagnavano la sfilata e questi, diciamo, show che durante la sfilata cercavano di rendere il tutto un po' più frizzante e divertente. E questa sera nella finale regionale c'erano tantissime persone a cena, erano oltre 200 persone, tra l'altro c'erano due palestre molto brave di arti marziali che si sono esibite, c'erano due scuole di ballo latino che tuttora stanno ballando all'interno del locale e in più c'era quella esibizione di quelle tre cantanti, di due che hanno partecipato anche a X Factor, che hanno un po' movimentato la serata. Naturalmente non è mai facile organizzare tutto questo, immaginiamo ci siano tante ore di lavoro, vuole anche ringraziare qualcuno? Beh, sicuramente devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me, in primis la Roberta Aureli, che è la parrucchiera che mi ha dato modo insieme al suo staff di truccare e pettinare tutte le miss e quindi di dare vita a questo evento, e poi ovviamente le location che ci hanno ospitato, quindi Bagni Franco in collaborazione con il ristorante Morgan che ci ha ospitato e ci ha offerto il servizio della cena. Stasera finisce l'avventura regionale, poi ci sarà a settembre la finale nazionale, immaginiamo però ci sarà poi da riprendere presto a lavorare per la prossima edizione. Beh, sicuramente sì, poi dopo faremo passare l'autunno, già dall'inverno e cominceremo a muovere i primi passi per poi in primavera, in estate, pianificare le varie tappe della regione, perché comunque le province nelle Marche non sono poche e se si vuole fare bene questo evento ci vuole tempo e un pochino di lavoro, sì.